Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace e soprattutto attivate la campanella per non perdermi i miei nuovi video. Vi arriva una notifica ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. Commentate e fatemi sapere se questo tipo di contenuti vi piacciono o se avete consigli da darmi. Inoltre seguitemi su Instagram, mi chiamo PrinceOfFootball12. Sono due grandissimi colpi, quelli del Monza, ossia Filippo Ranocchia e Gianluca Caprari. E vi dico prima le cifre di queste trattative, un po' i numeri dei calciatori, una panoramica generale sui due calciatori e poi vi dico il mio parere. Partiamo da Filippo Ranocchia, che è un classe 2001, un centrocampista o anche mediano, centrocampista centrale, ovviamente italiano, 21 anni. La scorsa stagione ha giocato nel Vicenza in Serie B, però è di proprietà della Juventus. Per lui l'anno scorso, la scorsa stagione con il Vicenza, 32 presenze, un gol e 3 assist. Arriva con un prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto da parte della Juventus, perché ricordiamo che il calciatore è di proprietà della Juventus, anche se nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Vicenza. Passiamo a Caprari. Caprari sicuramente lo conoscerete di più. Lui è un classe 93 ed ha 28 anni. Sto guardando il computer perché la carriera di Caprari è particolare. Però diciamo prima i numeri della scorsa stagione, in cui ha giocato all'Hellas Verona: 36 presenze, 12 gol e 7 assist. Sicuramente la stagione più positiva da quando Caprari è un calciatore, trovato la sua dimensione nella Sferona, che poi però ha deciso di cederlo con un prestito che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni per una cifra comunque di 12 milioni di euro, che comunque ci sta particolarmente. Allora, come vi dicevo, la carriera di Caprari è particolare perché comincia nella Roma, nelle giovanili, poi passa in prestito al Pescara, poi torna alla Roma, passa al Pescara di nuovo, poi il Pescara lo acquista a titolo definitivo, ma viene poi acquistato dall'Inter, che lo rigira in prestito al Pescara. Poi torna all'Inter, l'Inter lo vende a titolo definitivo alla Sampdoria, che lo passa al Parma in prestito. Torna alla Sampdoria, la Sampdoria lo manda in prestito al Benevento. Torna alla Sampdoria lo manda in prestito all'Hellas Verona, che poi lo acquista a titolo definitivo la scorsa stagione. Anzi, in realtà, diciamo che la scorsa stagione è stato ancora in prestito, poi è stato riscattato per 5 milioni di euro il 1° luglio, per 5 milioni di euro, quindi c'è comunque una cospicua plusvalenza da parte del Verona. Quindi ragazzi, ho dovuto per forza leggere al computer la carriera di Caprari perché è stata lunghissima e piena di prestiti. Secondo me è un calciatore su cui c'erano tantissime aspettative, che poi non sono state pienamente rispettate. È stato sfortunato, qualche infortunio di troppo, non ha trovato continuità, però l'anno scorso al Verona veramente ha fatto vedere cose importanti e quindi merita questa occasione per una squadra ambiziosa come il Monza, che sta facendo un ottimo mercato. Vi dico la mia: Filippo Ranocchia, il secondo Ranocchia, però non c'è nessun legame di parentela con Andrea Ranocchia. Il mio voto è un 6,5. Calciatore che ha ancora tanto da dimostrare ad alti livelli, molto giovane, difficilmente troverà lo spazio da titolare, poi chissà, magari Stroppa gli ritaglierà un posto, però in questo momento lo vedo dietro nelle gerarchie, ed è sicuramente un buon colpo per il Monza, questo prestito con diritto di riscatto. Vedremo se alla fine della stagione si meriterà appunto il riscatto il giovane Filippo Ranocchia. Caprari per me è un ottimo calciatore, il mio voto è un 7,5. Non mi sento di dare un voto più alto, però la scorsa stagione ha fatto benissimo, quindi credo che veramente, se continua di questo passo, anche al Monza potrà fare sicuramente benissimo. Calciatore che a me particolarmente piace, e operazioni intelligenti da parte del Monza, perché comunque prende un giocatore di una certa esperienza nella piena maturità. 12 milioni non è una spesa eccessiva nel caso in cui venga
riscattato, ma io credo proprio di sì, e penso che aggiunga allo scacchiere un giocatore che probabilmente mancava al Monza, quel giocatore un po' più tecnico, il fantasista lì davanti. Quindi credo che in una piazza più tranquilla come Monza può trovare veramente la sua dimensione. Quindi veramente due ottimi colpi, complimenti ancora al Monza e a Galliani e al presidente Silvio Berlusconi, come al solito una società che sa il fatto suo, che sa il fatto suo, e sicuramente una delle migliori campagne acquisto, quella del Monza, insieme a quelle di poche altre squadre in Serie A. Ma poi preparatevi perché arriveranno anche i miei voti, puramente personali ovviamente, sul mercato delle varie squadre di Serie A. E faremo un recap generale. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!